il Giappone. Dalle notizie ufficiali la radioattività continua ad aumentare. Emilio Casalini è andato per noi a Tokyo e a Fukushima e vista da là la storia è sempre un'altra. Sette di sera, Tokyo è quasi al buio. Poche auto e poche persone per le strade. È buio perché le centrali sono chiuse e il governo ha imposto di risparmiare energia. Ma è una città quasi deserta, soprattutto perché siamo in mezzo al ponte di primavera e sono andati tutti a trovare i parenti fuori città. Chi resta invece non esce. La paura di chi vive qui non è tanto per le radiazioni, ma di non trovare un mezzo per tornare a casa. Di sera più paura. Quando c'è di terremoto, fermo treno, pensare come si tornare a casa. Proprio per risparmiare sono state chiuse due biglietterie automatiche su tre, spente anche le scale mobili. Il Giappone è troppo elettrico prima, no? Quindi quando c'è tutto il terremoto, tutti quanti cambiata. Al buio anche la famosa piazza Shibuya. Oh, prima volta Shibuya così. Tokyo, dopo il ponte, è la città trafficata di sempre. Entro in un supermarket e penso di trovarlo vuoto, invece gli scaffali sono pieni. Gli unici vuoti sono quelli delle radioline che in questi giorni sono andate a ruba. Le uniche code di persone che vedo sono quelle davanti ai cinema e le code davanti ai benzinai non sono durate nemmeno due giorni. La raccolta dell'immondizia è continuata regolarmente come se non fosse accaduto nulla, mantenendo le strade incredibilmente pulite. E già si vedono nuove opportunità economiche. Le azioni delle società di costruzioni sono alle stelle. Mi spiace per le persone, ma è un'opportunità di crescita incredibile. Tutto è già ripreso con un'efficienza incredibile e la gente che indossa le mascherine per strada in questo periodo non lo fa per la paura di rimanere contaminata. Il motivo è più banale: il polline. Dentro le case però la paura c'è. Questi due amici, in pieno centro, controllano in tempo reale i livelli di inquinamento dell'aria e dell'acqua nelle varie parti del paese. Ci fidiamo perché provengono da fonti diverse, non solo dalla TEPCO. L'Agenzia per il Nucleare e quella dell'Ambiente dicono che lentamente la radioattività dell'acqua sta salendo anche a Tokyo. Spero in un futuro senza impianti nucleari, ma oggi non è ancora possibile. Dobbiamo ridurre i consumi per creare un mondo sicuro. La vera ricchezza oggi in Giappone è avere dati certi. Per questo a Tokyo gli italiani se li raccolgono da soli con un'unità dei vigili del fuoco. Rileva i dati per la nostra ambasciata. La radioattività dell'aria a Tokyo e dintorni in questi giorni è più bassa di quella naturale che si registra a Roma, ma è il vento che può portare il pericolo nella capitale. Perché i reattori danneggiati sono a 250 km a nord di Tokyo. Per avvicinarci a Fukushima ci vogliono autorizzazioni speciali. Gli unici che accettano di accompagnarci sono Iri, romano che vive ormai qui da anni, e Iro. L'autostrada che porta a Fukushima è chiusa ai civili. Possono transitare solo i soccorsi per gli sfollati e le squadre di operai che hanno iniziato il lavoro di ricostruzione delle strade. Non è importante se abbiamo paura o no delle radiazioni. L'importante è aggiustare le strade, altrimenti i mezzi di soccorso non possono arrivare a destinazione. Dobbiamo farlo per il paese. Qui siamo nella valle di Kawamata, a circa 60 km dalla centrale. Per gli americani sarebbe una zona da evacuare, per i giapponesi no. E così sono rimasti in tanti. Abbiamo deciso di rimanere qua perché non sappiamo dove andare. Io ho paura, lui non tanto. Hanno detto che non possiamo usare l'acqua, ma so quello che succederà. Cerchiamo solo di capire dove tira il vento, se viene dalla centrale o no. Sperando che il vento radioattivo soffi altrove, c'è chi va a passeggio tranquillamente con il proprio cane. Ma lo sa che qui siamo vicinissimi alle centrali danneggiate? Io sono preoccupato solo per il fatto che manca la benzina. E non è preoccupato di bere acqua contaminata? Io bevo l'acqua dei miei pozzi. Ho lavorato per 20 anni in quella centrale e per me i valori della contaminazione non sono preoccupanti. A due passi c'è un'officina. Dentro ci lavorano come se nulla fosse accaduto. Qui dicono che va tutto bene, ma nessuno sa con precisione quali sono i livelli di radioattività. Potevo andar via, ma ho deciso di rimanere qua, perché ci sono i miei genitori che non si possono muovere. E non ha paura di contaminarsi?
In televisione hanno detto che il latte possiamo berlo e anche le verdure possiamo mangiarle dopo averle lavate bene. Ma io ho paura degli effetti che potrebbero avere in futuro sul mio corpo. In queste zone si rilevano picchi improvvisi di radioattività. Per esempio, mi dicono che il livello di oggi è centinaia di volte più elevato di quello di ieri. Ma non sai dove, non lo vedi, non lo senti. E i giapponesi non sono inclini al panico. Lei sta passeggiando tranquillamente, non ha paura per la sua bambina? Vivevamo proprio vicino alla centrale e siamo fuggiti. Adesso vedo come va. Poi se è pericoloso me ne andrò anche da qui. E tu? Non hai avuto paura? I bambini hanno paura, i vecchi no. Sto preparando il terreno per coltivare le patate. Io ho 60 anni. Se mi succederà qualcosa sarà tra 20 o 30 anni. Ammalarmi a quel punto, che mi importa? Chi se n'è andato via invece ha trovato rifugio a Fukushima, nel palazzetto dello sport. Qui vivono ammassati 1400, vecchi, adulti e bambini. Io ho avuto rimasta con loro. Dopo il disastro siamo andati a vivere da nostro figlio, ma poi abbiamo deciso di venire qui per non dare disturbo alla sua famiglia. Comunque anche qui stiamo bene. Se per le radiazioni di Hiroshima la colpa è degli americani, questa volta la responsabilità è della natura. Siamo in 3 ormai. E per il bambino voglio andarmene, velocemente. Appena troviamo la benzina ce ne andiamo lontano, come ha fatto un mio amico che lavorava alla centrale ed è scappato via il giorno dopo l'incidente. Alla fine della giornata abbiamo passato solo poche ore in questa zona che sta a circa 60 km dalle centrali e dove, secondo il governo giapponese, non ci sarebbero rischi da radiazioni. Prima di partire, però, quando veniamo monitorati nel centro degli sfollati, mentre io passo indenne il controllo, le scarpe di Hiro fanno schizzare. Forse le cose non stanno proprio come dicono. Mamma mia! I dati ufficiali dicono che i livelli di radioattività sono in aumento, ma quando il pericolo non ha odore, non ha sapore, non ha colore, gli effetti non sono immediati e non hai altri posti dove andare, che fai? Probabilmente fra qualche anno conteremo i danni. Intanto per ora tutti fermi col nucleare, salvo poi dimenticarcene in tempi direttamente proporzionali col superamento della notizia.